Il Museo Ortobotanico è una struttura autonoma dell'Università degli Studi di Bari che si occupa dello studio e della ricerca della biodiversità vegetale, oltre che della divulgazione e della conservazione della biodiversità vegetale. Per far questo, il Museo Ortobotanico è costituito non solo dall'ortobotanico, che costituisce l'attrazione maggiore per i turisti perché è un'area di un ettaro all'aperto, ma ha al suo interno altre due strutture fondamentali che sono la banca del germoplasma, in cui vengono conservati i semi delle specie soprattutto a rischio di estinzione, e l'erbario, Herbarium Orti Botanici Barensis, in cui vengono conservati attualmente circa 40.000 exiccata. Il ruolo dell'ortobotanico viene esplicitato in sinergia da queste tre strutture perché permettono di assolvere a tutte le funzioni di un moderno ortobotanico, che sono quelle della divulgazione delle materie botaniche, delle conoscenze botaniche, ma anche quello della conservazione delle specie a rischio di estinzione. L'Orto Botanico di Bari nasce intorno agli anni 50 grazie al lavoro fervido della professoressa Francini Corti, e poi nel tempo si evolve e sotto la direzione del professor Macchia diventa un moderno orto botanico. Attualmente si occupa soprattutto delle specie a rischio di estinzione, pur volendo mantenere ancora il suo carattere storico e quindi conservando collezioni più tipicamente da orto botanico, tipo le piante officinali, oppure le sezioni sistematiche, oppure ancora più modernamente, attraverso la ricostruzione di ambienti esterni, svolge in maniera molto efficace la divulgazione delle discipline botaniche, perché permette al visitatore di osservare le piante nel loro ambiente naturale. E infatti qui nell'orto botanico è ricostruito un idrofitario, un laghetto, lo chiamiamo idrofitario, in cui ci sono le piante acquatiche pugliesi, poi ci sono una roccaglia in cui ci sono specie a rischio di estinzione, degli ambienti aridi, degli ambienti prativi oppure degli ambienti rocciosi, poi esiste una zona di macchia mediterranea e poi infine c'è la ricostruzione di un boschetto pugliese con le tipiche specie pugliesi tipo il fragno.